Una domanda retorica quella che sto facendo. Allora, signor Sindaco, le do un consiglio. La smetta con la narrazione. La smetta con la narrazione. La smetta con il gettare il fumo negli occhi sui cittadini termani, il Delfico al Delfico. È chiaro che tutti vogliamo che il Delfico riapra, ma siamo oggettivi. C'è una procedura in mano alla magistratura. Noi abbiamo molto rispetto della magistratura, sono convinto che anche lei ha molto rispetto della magistratura. Se ci saranno delle responsabilità, verranno a galla. Quello di cui ha bisogno oggi la città di Teramo è della soluzione del problema. E ad oggi, perché vede, ci sono tantissimi, ci può essere un sisma di natura, mi mette il gioco di parole, di natura naturale, ed è il terremoto, e per fortuna non c'è stato, signor Sindaco, e ci possono essere dei problemi di natura giuridica, ed è quello che è accaduto, ed è straordinario. Ma oggi la città si aspetta la soluzione del problema e non l'ennesima narrazione. Ad oggi, con grandissima difficoltà, perché questa amministrazione ha praticato sempre il tempo del futuro e mai quello del presente, con grandissima difficoltà noi non sappiamo dove allocare una popolazione studentesca. E io so che lei sta facendo uno straordinario lavoro, come lo stanno facendo gli uffici, ma rimane sempre sottinteso quello che manca, ed è mancata un'operatività da parte di questa amministrazione. Lei non sta governando dall'altro ieri, sta per iniziare il settimo anno, e purtroppo è evidente questo, la totale assenza.